ragazzi, benvenuti a questo nuovo video. Io come sempre sono Leaky Box e siamo ritornati su FIFA. Ho fatto un po' di cambiamenti come vedrete. Quest'uomo non mi ricordavo di averlo messo perché è brutto, però va bene così. Ho preso Croce, ragazzi. Croce è una leggenda. Croce è una motivazione di vivere. Se tu vedi un ragazzo che si sta per suicidare, gli dici: Croce è qui. Lui torna indietro, non si suicida più. Ok, a parte gli scherzi, ovviamente, ragazzi, questo giocatore mi è stato consigliato da un mio amico. E niente, ragazzi, procediamo quindi alla prima partita. Ma io c'ho un allenatore che si chiama tipo Asus. Perché c'è scritto As... A, no, Aus. Vabbè, tra l'altro ho letto Aus per Asus. Vabbè, prima partita. Ok, vediamo la loro squadra. Perfetto, perfetto, perfetto. Beh, dai, più o meno non è troppo più forte della mia, eh. Quindi ce la giocheremo lì. Tra l'altro, ragazzi, mi è stato detto che quello stemma potrebbe essere del Congo. Io non ci voglio credere, però va bene così. Quindi ci siamo, ragazzi, incomincia la prima partita. Boh, ho subito guadagnato un trofeo, così, con l'ignoranza che mi contraddistingue. Ah, ho cambiato anche il portiere, che ha un nome che è incomprensibile. Cioè, è italiano, però non riesco a pronunciarlo il nome, pensate voi. Comunque, attenzione, palla lunga a pedalare. Per Willian, che si accentra. Attenzione, fallissimo, giusto arbitro. Quindi posizione super mega Asganaway. Vediamo di... non so, perché se avessi un destro proverei a metterla dentro. Aim, fire. Oddio! 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 Oddio, Ciro, oddio! Grand goal! Al 5, al 5, tra l'altro, non al quinto minuto, al 5. Chi è che ha fatto gol? Willian, attenzione, sotto al 7, dove non ci può arrivare neanche il portiere del CFBOL. Grazie mille. Mamma mia. Dai, ma mi ha... Ah, infatti, mi ha staccato almeno tibia e perone. Ragazzi, questo ragazzo... Ragazzi, questo ragazzo... Comunque, lagga troppo questo essere umano qua. Vediamo se si può ripetere la magia. Ma lagga troppo, non riesco neanche a tirare le punizioni. Sì, vabbè. Dai. Tanto rimbalza prima, si vede lontano un miglio. Dai, Cristo! Il brivido la intercetta, il pelatone. Attenzione, l'avanzazione. Passaggio filtrante, vede lo schema. Di prima! Fuorissimo, ragazzi, fuorissimo. Comunque non si riesce a giocare con questo lag. Non so, quest'uomo magari si sta scaricando troppi mega di porno. E quindi non riesce a far defluire bene fino. Ok, gli ruba subito palla. Taglia in mezzo. Si accentra il tiro, la botta, attenzione. Ma dove cazzo è andato quello? Cioè, è andato dall'altra parte. Una delle persone più pagliacce del mondo. Croce, attenzione. Che si è fatto ammazzare come... Però era un fallo. Ok. Punizione. La mettiamo in mezzo in questo modo. Bruttissimo. Ma si crea confusione. Cazzo. Stava per fare un gol spettacolare. Cioè, neanche Windows 95 andava così a scatti, ragazzi. Oh, oh, mi fa gol. Madonna, il portiere, potentissimo. Potentissimo. Sportiello, ecco come si chiamava. Sportiello, ragazzi. Un top player. Io ho visto dove va la palla, l'ha vista anche il portiere. E mi ha fatto gol. Mi ha fatto gol. Io non l'ho fatto uscire il portiere, ragazzi. Avevo appena finito di dire che era potentissimo e si è sparato una papera. 1-1. Con questa connessione che non permette di giocare. Cioè con questa, con la sua, perché la mia è perfetta. Ma vedi, mi si teletrasportano i giocatori. Io come faccio a capire dove devo passarla? Cioè, aia. Non sei me, amico mio. Non sei me. Forse sei meglio di me. Forse sei meno stupido di me. Sta troppo bene, ragazzi, imparate. 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 Sì, sì, dai, tra due ti giusto, è giusto così. Ma perché cazzo non riescono a fare un... Ma guarda, ma poi io come faccio a giocare così? Me lo spiegate? Cioè, ho schiacciato... Ma perché? L'ho schiacciato 4 minuti prima, quello! No, ragazzi, non è possibile giocare così. Solo che queste qua... Cioè, vedi, se la lefty, no? Ti dà la partita B, ti è persa. E guarda, ma poi la... Solo quando ce l'ho io la palla, secondo me c'è tipo un hack, qualcosa del genere. Adesso va fluido. Tranquillo, guardate. La prendo io, va scattissimi. Secondo me, raga, i miei giocatori si... Ma perché si drogano sempre prima di fare le partite? Io non lo capirò mai. Vabbè, ok, meno male. Perché questo qua è entrato in porta con una facilità sconvolgente. Bello lo schema che usa questo. Praticamente lui la passa lunga,
Poi tanto io quando schiaccio il comando per far ritornare il giocatore indietro lagga, quindi lo fa dopo 2 minuti. E lui ha il tempo di passare tranquillamente lì da solo, indisturbato. Mamma mia, gli stava ficcando un calcio in faccia potentissimo. Stile Kenshiro. Ok, inizio secondo tempo, ragazzi. Bisogna assolutamente almeno pareggiare. No, non serve veramente a nulla. Si è pure infortunato. È inutile, ragazzi, inutile, Croce. Era in mezzo al nulla. A dare fastidio, so. Lallana, ragazzi, la cavalcata di Lallana. Non vede nessuno. Il taglio era perfetto. Tira, Cristo Dio, devi tirare quando schiaccio quadrato. Adesso giustamente ci prenderemo gol. Adesso ci prenderemo gol, ma è giusto così, ragazzi. Madonna, che culo. Non puoi laggare così tanto, è semplicemente impossibile. Quest'uomo ha preso la palla con la nuca e non ne ha preso la porta, giustamente. Cioè, è riuscito a fare un gesto atletico degno di... di Battistuta. Un po' fuori gioco, secondo me. Invece no. Come fa a non essere fuori gioco? Oddio, non è fuori gioco e si segna il 2-2. Meno male che ho continuato, perché io pensavo fosse fuori giochissimo. Rivediamo. Tutto regolare, tutto regolare. Si segna il 2-2. Oh, ma cosa? Perché non mi fai continuare a giocare, cazzo? No. Adesso è rigore o gol? È gol, per forza. Sì, dai, bel gol, complimenti. Puoi far giocare di nuovo, porco. Ok, ragazzi, la situazione è triste. Ma non tanto perché stiamo perdendo, perché mi sto incazzando come una iena che non si riesce a giocare. E per quello stiamo perdendo. Raga, 90esimo, questo vuol dire che è praticamente l'ultimo rinvio della storia. Devo alzare il baricentro. Salite, raga, salite. Raga, salite, raga, dovete salire. L'azione. Oddio, che parata. Neanche Neuer. Vabbè, però sei stronzo. Sei stronzo, dimmelo, sei stronzo. Questo è l'ultimo rinvio, raga. Questo qua è l'ultimo rinvio, me lo sento. Si alza il baricentro. Si tira lontanissimo, dove nessuno ci può arrivare. Ma perché? La prendono sempre loro. I miei giocatori non hanno la testa, ragazzi. Non hanno... Guardala lì, che fastidio! Mi fa il gol. 4-2. Niente, ragazzi, questa qua l'abbiamo persissima. Secondo me... finirà così, infatti. Infatti è finita così, raga. 4-2, abbiamo persissimo. Porca di quella. Ok, ragazzi, è andata così. È andata così, ma ci sta, perché le partite sono una vinta, una pareggiata e una persa. Dobbiamo rendere le cose eque, quantomeno. Non è vero, in realtà sto rosicando come un pazzo. Però nessun problema, raga, abbiamo provato la nuova formazione. Si stava laggando come... trovate voi un aggettivo per definire quanto stavamo laggando. E niente, raga, come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti. Sotto in descrizione c'è la pagina Facebook, la pagina Instagram e un sito dove acquistare Kei a prezzi scontatissimi. Mi raccomando, raga, continuate a scrivere sotto in descrizione. Sì, in descrizione la scrivo io. Continuate a scrivere sotto nei commenti i personaggi da acquistare. Io, ragazzi, me li segno. Perché questa qua è la mia rosa. Ho avuto un attimino il flow di Madman in questa cosa. Comunque, questa è la mia rosa. E niente, vedete voi insieme a me, quindi vediamo noi come aggiustare questa cosa, perché per il momento non funziona troppo bene. E noi, come sempre, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Bella.